il prossimo praticamente. Sì, forse facciamo così, insomma, chi non ha avuto modo, ha preferito non segnarsi, ma vuole intervenire, a questi chiediamo che sia un intervento molto breve, magari in risposta a qualcosa che è già uscito, insomma, più in maniera interlocutoria, piuttosto che proprio un vero e proprio intervento, altrimenti immagino vi sareste segnati. Quindi, se Silvia Rampelli c'è, possiamo andare. Ah, scusate, non l'avevo proprio visto. Buonasera. Buonasera, quello che dirò a questo punto è tendenzialmente inutile. E quindi vorrei provare a fare tre piccoli ragionamenti inutili insieme, che diciamo costituiscono un passo indietro rispetto, diciamo, alle proposte e ai tavoli. E forse anche un presupposto. Allora, la prima domanda da cui parto è se pensiamo che il teatro possa essere arte. Se pensiamo che il teatro possa potenzialmente essere arte, cioè potenzialmente, non in tutte le sue manifestazioni, ma potenzialmente possa esserlo, dobbiamo poter immaginare una economia dell'arte. E in che cosa possiamo dire che sia arte? No? Come lo definiamo, come lo riconosciamo un fatto, un evento d'arte? E, diciamo, un fatto di arte presuppone una riorganizzazione percettiva, una riorganizzazione estetica. Quindi è qualche cosa che in qualche modo, riorganizzando, si pone in una relazione con il passato di novità. Quindi in qualche modo contraddice, rompe un'abitudine percettiva. Rompendo un'abitudine percettiva viene meno a delle regole. Quindi se la pensiamo in questi termini, e rompendo delle regole e proponendo una riorganizzazione percettiva, costituisce un ampliamento nelle coscienze e anche nella conoscenza delle persone. Se la pensiamo in questi termini, dobbiamo pensare un'economia che da una parte garantisca la continuità, cioè il rapporto con il passato, il rapporto con il presente, che è quello che anche è stato ribadito nella mattinata. Dall'altra dobbiamo pensare a un sistema paradossale che sia in grado di sviluppare strumenti che vadano a sostenere l'elemento di rottura, cioè l'elemento che distrugge il sistema. Quindi è un pensiero complesso, rischioso, coraggioso, anomalo. Per poter fare questo abbiamo bisogno, secondo me, innanzitutto della flessibilità. Quindi da una parte garantire la continuità, quindi sistema di tutela del lavoratore, siamo tutti dei lavoratori, o almeno abbiamo ad esserlo, e quindi di tutela della continuità, perché il lavoro, i processi richiedono tempo. Il tempo è la materia della processualità e anche della novità, cioè ci sono trasformazioni che avvengono improvvisamente, ma questo improvviso nella maggior parte dei casi è preparato, è predisposto da un lavoro nel tempo. Quindi la continuità è un punto. L'altro punto è la flessibilità, cioè poter riconoscere il lavoro di improvviso, il lavoro che rompe. Il lavoro che rompe in tutti i sensi è un lavoro che deve poter essere riconosciuto, cioè che non è facilmente riconoscibile proprio perché si oppone a una modalità condivisa. Quindi per poterlo riconoscere c'è bisogno di un occhio che sappia riconoscerlo. Secondo me quest'occhio si incarna storicamente, se vogliamo, cioè se non altro storicamente, di certo nella figura del critico, che ha quella capacità di cogliere proprio quell'elemento di innovazione. Cioè l'oggetto artistico è quell'oggetto che, mettendo in crisi in un certo senso il presente, è in grado tuttavia di riassumerlo, di sintetizzarlo, di porsi in rapporto con il passato, perché con una storia,
ma anche di porsi in relazione con il futuro, con quello che non è. Quindi è in grado di stabilire una dialettica nel tempo. C'è bisogno di qualcuno così predisposto da saper cogliere questo elemento di sfasatura temporale, cioè questo anticipo. Questa figura storicamente è il critico, ma questa figura concretamente è anche il direttore artistico. Quindi in un sistema dell'arte, se pensiamo che il teatro possa potenzialmente esserlo, c'è bisogno naturalmente dell'autore, ma c'è bisogno anche dell'oggetto, ma c'è bisogno anche di chi, delle figure che sanno riconoscere la potenzialità di quell'oggetto. E in questo senso mi aggancio al discorso di, anzi al discorso non pienamente sviluppato da Graziano delle persone, le persone in questi ruoli, con questa responsabilità di assumersi questo ruolo. Questa piccola riflessione non ha nessuna utilità, come dicevo, ma forse può essere uno stimolo per pensare, la nostra funzione, intesa come il nostro posto nella comunità, il nostro posto di autori, artisti, eccetera, eccetera, il nostro posto di critici, il nostro posto di direttore artistico, artistici, il nostro posto di spettatori. E qui vengo all'idea dello spazio. Naturalmente il discorso degli spazi è un discorso che ha una valenza sociale, reale, storica, eccetera, eccetera, che lascio, di cui in parte si è parlato, in parte non ne parlerò io, ne parleranno persone che giustamente ne possono parlare in modo più circostanziato, ma volevo fare anche qui una piccola riflessione insieme. Che cos'è uno spettacolo teatrale? Un spettacolo teatrale, un cosiddetto spettacolo, è un'ipotesi percettiva. Cioè, cosa fa un autore? Un autore crea un dispositivo, cioè predispone delle condizioni per cui un certo qualcosa sia visto proprio in quel modo. È un dispositivo percettivo, un dispositivo visivo, non solo visivo naturalmente, sensoriale. Allora, che cos'è lo spazio, oltre a essere il luogo dove lavoriamo, oltre a essere il presupposto della possibilità perché qualcosa sia visto? Due minuti, ok. Lo spazio è esattamente un'ipotesi, è il progetto stesso. L'autore decide quel qualcosa che deve essere visto e come deve essere, percepito, udito, vissuto, avvicinato. Allora non possiamo ragionare soltanto unicamente sulla base di due spazi. Io credo che questo sia un punto che è veramente diciamo fondamentale, perché altrimenti stiamo sempre a fare i ragionamenti sulla spartizione. Questa la prendi tu, questo da amico mio e questa me la tengo io. Allora c'è bisogno di un pensiero che si sposta, c'è bisogno di un pensiero che prenda in considerazione la radice stessa del fare artistico, la radice stessa del progetto, la radice stessa dell'istanza. Altrimenti questo spazio potenziale, utopico, di immaginazione, di progetto, si riduce sempre di più all'esistente. L'ultima cosa che voglio dire, 30 secondi, tanto è bene, è giusto. Ok, un minuto. Il pubblico. Allora, il discorso del pubblico è un'altra cosa che a me personalmente, diciamo, mi crea molto, cioè sono in generale in disaccordo con quanto si dice. Il pubblico, faccio solo un esempio, Short Theater, fa il sold out tutte le sere, ok, sono solo 200 posti, ma la questione non sono i 200 posti, la questione è aprire delle porte. Quando apro delle porte, aprire una porta è anche per me che lo ricevo, mi è stata aperta una porta, io entro, permetto alle persone di esserci. Aprire una porta significa parlare, significa dare delle possibilità, significa non proporre tutti
tutti i lavori perfetti o tutti i lavori belli o tutti i lavori che abbiano il consenso. Significa aprire degli spazi di lavoro. Le persone vanno felicemente a Short Theater non a vedere cose belle, ma a vedere lavoro. E si sentono incluse e ci sono dei tempi e degli spazi vuoti tra uno spettacolo e un'altra, tra una sala e l'altra, e questi spazi vuoti sono gli spazi della comunicazione, sono gli spazi dell'incontro. Allora, cos'è che fa il pubblico? Il pubblico lo fa un luogo di accoglienza, un luogo di apertura. Io credo che ci sia bisogno di apertura. Grazie. Bravo. Pronto? Si sente? Ma il mio sarà un intervento abbastanza breve. Un intervento così si vuole limitare proprio a delle identità. E che io sono un artigiano e quindi vorrei recuperare quel valore nobile che è il laboratorio. Il laboratorio che è un patrimonio della mia generazione, che nasce come modello produttivo, non come modello di formazione o come modello di intrattenimento dopo lavoristico, per capirci. Oggi abbiamo un'infinità di laboratori, abbiamo un'infinità di cose di didattiche, ma non c'entra nulla col teatro. Il laboratorio nobile è un processo, è un metodo produttivo, e su questo mi soffermo a dare un mio contributo. Hanno ragione gli attori, che il laboratorio viene sfruttato anche per creare dei lavori gratis e amatoriali. Io vorrei veramente recuperare il valore nobile del laboratorio. E allora, non c'è più tempo. Il tempo è scaduto, questo lo sappiamo tutti, e tutti ce lo ripetiamo da tempo. Gli spazi off di Roma hanno fatto la storia culturale di questa città. Laboratori creativi, nuovi talenti, volano di sviluppo e crescita dell'intera comunità teatrale italiana sin dagli anni 70. Eppure oggi sembrano oggetti lontani dal mondo, quasi dei reperti archeologici. Negli anni il graduale disinteresse delle amministrazioni cittadine e la frammentazione progettuale dei singoli operatori hanno contribuito a questo sfacelo che sembra inarrestabile. Sì, occorre un ripensamento integrale della loro funzione, non una specie di toppa per rimediare all'incuria delle classi politiche che si sono succedute nel tempo. Voi sapete che ogni volta, quando si ripresentavano problemi di chiusure e cose eccetera, non si affrontava mai, si metteva la toppa e quindi cambiava l'amministratore, cambiava il turno, il politico benevolo di turno, e si andava avanti lasciando sempre le situazioni dello stato incerto e precario. La recente chiusura dell'orologio, sì signori, mi addolora molto, ma molto. Come voi tutti sapete, io l'ho fondato assieme al compianto Mario Moretti nel lontano 1982, grazie all'interessamento dell'allora assessore Renato Nicolini. Per 30 anni lo abbiamo gestito come una vera bottega d'arte, un'officina dove le giovani leve del teatro potessero mettersi alla prova in un luogo che garantiva una sicura cassa di risonanza. A ripensarci oggi, quanta fatica, quanta sofferenza, reumatismi, un mare di problemi economici e burocratici. Ci ispirava però la voglia di dare continuità a quella meravigliosa stagione che fu il teatro d'avanguardia, e in particolare di quella che fu la cosiddetta scuola romana, di cui resto uno degli ultimi testimoni.
Il principio guida è stato per tanti anni la libertà di ricercare forme e linguaggi nuovi, senza l'assillo di una produzione seriale, tipico del teatro istituzionale o del teatro cosiddetto commerciale o come volete. In quest'ottica ho deciso, pochi anni fa, di far associare due giovani in qualità di soci, perché si creasse un naturale avvicendamento, anche vista l'età, una sorta di ricambio generazionale che trasmettesse il patrimonio culturale e artistico che il teatro dell'orologio San Orfeo aveva rappresentato e che oggi finalmente vedo che tutti riconoscono quella valenza di eccellenza. Purtroppo dal fondatore di una tale eccellenza in poco tempo mi sono ritrovato come ospite indesiderato, privato della mia dignità di teatrante, senza lavoro, senza poter più accedere a quel luogo cui ho dedicato una vita. Io ho bussato invano alle porte dell'amministrazione comunale, ho cercato ascolto presso la comunità politica, civile e culturale romana. Tutto inutile. Non sono capace, non ho la possibilità di combattere contro un potere ormai contro, cioè muro. Vabbè, ho assistito impotente alla trasformazione dell'orologio, da bottega d'arte a un teatro che, sì signori, si improvvisa teatro d'impresa all'orologio. È una bestemmia. E questo vale per molti altri teatri off-romani, signori. Ha un senso tutto questo? Perché un luogo deputato alla ricerca deve entrare in competizione con organismi assai diversi per risolvere potenzialità, ma soprattutto vocazione? Bene, per contribuire alla risoluzione del problema io propongo la seguente cosa. Gli spazi off devono tornare alla loro vocazione di ricerca e sperimentazione. Pertanto, debbono essere svincolati dagli obblighi della programmazione tipica del cartellone di un teatro stabile o istituzionale o come si può dire, e cessare di essere luoghi a gestione privata. Il Comune deve assegnarli con bandi pubblici trasparenti per un periodo di tempo di un minimo di 3 anni e di un massimo di 5. Al termine, abbiamo... Grazie, finito. Al termine si valuterà, sto passando la proposta. Al termine si valuterà l'operato dei singoli amministratori o dei direttori artistici, nel caso si confermerà l'incarico o lo si assegnerà ad altri. La qualità artistica e culturale di tali spazi deve essere l'elemento guida, non la quantità di borderò, di spettacoli o di contributi previdenziali versati. Un conto è un ospedale generalista, attrezzato per cure per tutti i tipi, come lo è un teatro stabile. Un altro conto è un laboratorio di analisi clinica che cerca di scoprire nuove cure come uno spazio off. Ecco, io mi auguro che il teatro dell'orologio, come tutti gli altri spazi off, possano avere una seconda vita energica e vitale, come è giusto che sia. Ecco, questo è il compito della politica. Se vuole davvero perseguire obiettivi culturali, deve consentire agli artisti di esprimere liberamente il suo ingegno. Grazie, buon lavoro. Grazie, allora. Una cosa migliore.